questo nuovo video, non so quando lo comincerò. Allora, io voglio dire che questa è una location diversa. Non lo sapete, ma io mi trovo in Puglia, ci sarò un bel po'. Sono venuta per fare qualche pulizia a casa di mamma, così almeno gli faccio qualcosina, perché ho da pulire tanto e con la schiena ci devo andare bella bella. Comunque, io sono qui e niente. Guardate un po'. Ve lo ricordate? E niente. Adesso devo uscire a prendere qualcosa e poi nella prossima settimana si incomincia a fare piano 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 le pulizie. Comunque, ragazze, vi volevo mandare un grosso bacio. Devo fare anche queste qui perché non ho mai tempo. E noi ci vediamo nell'arco delle settimane, non so come andrà questo video. Spero di tenervi compagnia, che starete con me. E niente, volevo ringraziare i nuovi iscritti, grazie tantissime, e volevo mandare un grosso bacio alle mie vecchie iscritte, e grazie a chi si iscriverà a questo canale. Io vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao bellezze! Eccomi qua, sono in cucina, sono ritornata, sono andata in farmacia, ho fatto una bella spesa, ragazze. In farmacia quando si va si spendono tutti i soldi. C'ho ancora la tosse, infatti mi sono andata a comprare lo sciroppo perché mi serve. E niente, ragazze mie, adesso sono qui in cucina, ho lasciato anche i piatti da lavare. Guardate un po', che spettacolo. Adesso mi metto e mi lavo i piatti, riordino un po' la cucina, piano piano. E poi, che dire, facciamo altre cose, preparo il pranzo. Vabbè che il pranzo già ce l'ho pronto, abbiamo la parmigiana pronta, mangiamo quella e stiamo a posto. Adesso io mi metto l'acqua e mi lavo i piatti e voi mi fate compagnia. Che poi, dimenticavo, devo andare a pulire qui dentro perché no, ogni volta che vengo li lavo tutto qui. Butto a terra tutti i piatti, tutto questo, lavo questo qui e niente, così almeno comincio a pulirmi i settori della cucina. Cominciamo prima dei piatti, ragazzi. A dopo. Thank you.
Niente, ho ancora mal di schiena, però piano piano sto cercando di cominciarmi a pulire qualche stanza. E niente, incomincio dalla stanzetta questa piccolina. Adesso sto andando a preparare praticamente una bacinella di acqua calda, così mi lavo, quella porta laggiù, lì è quello per rinfrescare quello portatile, che sta sotto la finestra, rimane lì. E niente, e adesso andiamo a pulire questa finestra qui, ragazze, e voi state con me. Dopo della finestra vorrei anche pulirmi lui, che è bello grande. Mi metto alla scala. Vedo la situazione se è da spolverare oppure da lavare e vediamo un po'. Adesso andiamo a preparare la nostra bacinella di acqua calda. Metterò un po' di acqua calda e un tappino di pronto legno vivo. Adesso vi faccio vedere. Scusate il video e camminiamo insieme. Bene ragazze, in questa bacinella di acqua calda li vado a mettere una pezzetta in microfibra e un tappino di questo pronto legno pulito. Così mi vado a lavare le porte e gli armadi. Eccolo qui. Ecco qui ragazze, un bel tappino e andiamo a lavare le nostre porte. Ragazze, allora avevo incominciato qui in cameretta a pulirmi questa finestra e la tapparella praticamente così almeno la tenevo già pulita perché incomincio sempre a lavare prima le cose grandi come le porte, l'armadio, il letto e poi avendo finito tutto questo vado a dare poi la spazzata e la lavata così so che mi sbrigo prima. E so di avere dato una bella pulita in tutta la stanza. Adesso ragazze, io vi lascio il video così se vi fa piacere vi iscrivete al canale e niente, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo.
ragazze, cameretta pulita, ho lavato tutto l'armadio, le porte, il letto, ho riordinato qui, ecco qui, e ho lavato per terra. Bene, a posto.